Bene, bene, questo è il giorno del taglio di capelli. Sì, quel taglio che hai visto in foto e sul quale sono arrivati tanti consensi, quindi faccio questo taglio e tu prova a ripeterlo nel momento in cui chiaramente il taglio dovesse piacerti. Non mi sono sbarbato, tanto oggi non ha importanza, perché piuttosto che vedere il mio bel faccione, devi guardare le mie mani. Un attimo però il mio faccione lo devi guardare, perché devo darti qualche suggerimento e qualche dritta, sia per quanto riguarda l'esecuzione del taglio, sia eventualmente per quanto riguarda il tempo che ci metterò per eseguire il taglio. Cosa significa il tempo? Il tempo significa che molto probabilmente il video è lungo, molto probabilmente il telefono non reggerà, quindi dovrò dividere il video in due parti. Quindi se dovesse succedere vedrai chiaramente il taglio eseguito in due step, quindi in due video, se dovesse succedere, ma non è detto, può essere pure che riesca. Altra cosa importante è la posizione corretta. Intanto che io eseguo il taglio, io forse per farti vedere non avrò proprio una posizione super corretta nell'esecuzione dello stesso, ma fa niente. Tu devi invece avere sempre la posizione corretta, che significa più o meno stare sempre di fronte a ciò che esegui. Però man mano che io taglio ti dirò anche questa cosa. Altra cosa importante, questo taglio lo possiamo fare nelle versioni che vogliamo, e te ne faccio vedere alcune che ho già precedentemente tagliate. Così ti rendi conto anche delle eventuali lunghezze che tu puoi con le quali tu puoi costruire questo taglio, e di diversi risultati, no, che si possono ottenere. Sembrano diversi, ma ti posso garantire che l'esecuzione del taglio è la stessa. Ora ti faccio vedere prima la versione più lunga, che è quello che hai visto in foto. Sì, in foto dico bene, quindi la versione più lunga, dove c'è questa bella graduazione alta, praticamente qui tutta la parte che vedi anch'essa graduata, però è eseguita tecnicamente. Durante l'esecuzione del taglio vedrai esattamente cosa significa eseguita tecnicamente. All'interno ci sono delle disconnessioni volute. All'interno, intanto che esegui, ti potrà capitare di fare delle disconnessioni, lasciale stare, non applicarti più di tanto. Perché? Perché il taglio è bello anche con le disconnessioni, qualora dovessero presentarsi disconnessioni o lunghezze diverse che dir si voglia, va bene? Ti faccio vedere una versione media, quindi questo qui è un po' più cortino, e in entrambi i casi hai visto tutte e due con la fila laterale che va da sinistra verso destra, ma ne ho fatto anche uno bello corto, perché è tra l'altro non solo bello corto, ma con fila che va da destra verso sinistra. Perché? Perché così tu puoi eventualmente capire quante soluzioni hai a disposizione con questo taglio, tutte soluzioni che hai a disposizione per poter eseguire questo taglio. La tecnica è la stessa, ripeto, eseguito allo stesso modo. L'unica cosa è stata proprio quella lì di, ho scelto in questo caso di fare con questo lato più corto, quindi costruire una simmetria, quindi questo lato più corto e questo lato più lungo, va bene? Queste sono le soluzioni. Altra cosa importante, rischio di dimenticarlo, è proprio questo, cioè nel taglio corto potremmo avere un problema. Cioè qual è il problema? Quello lì delle vertigini qui, praticamente sull'osso, sul parietale, quindi nella parte alta della testa. Quando ti capita, chiaramente, se tu dovessi scegliere di eventualmente seguire questo taglio e ti dovesse capitare di incontrarti, di scontrarti con una realtà del genere, cioè che ci sono delle vertigini, bada bene a come le gestisci. Cioè, se io le faccio corte, perché eventualmente, quindi se io qua faccio i capelli corti, non le vertigini, faccio corti i capelli, quindi se io faccio i capelli corti qui ed ho la possibilità, perché la mia cliente è un po' sbarazzina, posso fare che questi qui sparano un po', e quindi il problema delle vertigini, come dire, è usato a nostro favore. Quindi lì le vertigini diventano un punto di forza e non un punto debole. Perché? Perché noi li facciamo corti, i capelli sparano, e li utilizziamo per dare vivacità al look.
Mentre invece se la mia cliente non ama assolutamente che le vertigini possano sparare e lei perdere il controllo nel momento in cui li deve sistemare, allora bada bene ai pesi da lasciare e quindi valuta la versione più lunga da eventualmente fare sulla cliente che non ama, chiaramente vuole controllare, vuole gestire tutto con semplicità. Ok? Questi sono punti importanti. Adesso mi fermo con il mio bel faccione barboso, perché devi guardare le mie mani. Adesso è importante che tu guardi le mie mani, ascolti la mia voce, proverò a non essere super prolisso, come sai, a me piace parlare, mi piace chiacchierare, proverò a non essere prolisso, ma ad essere, come dire, sostanzioso, va bene? Quindi ho già preparato chiaramente una prima grossa separazione o divisione, che dir si voglia, qui nell'interno testa. Come vedi, è una grossa U, o un ferro di cavallo, che dir si voglia. Questa ossa U, questa grossa U, ha come riferimento i 3/3 del sopracciglio, come vedi, sia di qua che di qua. Di qua è leggermente più alta, perché? Perché è il punto dove io aprirò la fila in questo taglio. Non la faccio cortissima, quindi fai prima questa separazione. Questa è la prima che devi fare per iniziare ad eseguire il taglio. Poi, dopo che hai fatto la prima ciocca guida, che adesso ti faccio vedere come si esegue, faremo e fai le altre separazioni, ma un passo alla volta. Quindi, prima separazione, interno dall'esterno, separazione ad U, 3/3 del sopracciglio in entrambi i lati, e posso iniziare. Mi alzo in piedi, così adesso guardi le mie sposto lo sgabellino e via. Prendiamo, prendo gli attrezzi, bagno un po' perché intanto ci sono asciugati da vedere, quindi bagno un po', è importante. Oh, ed inizio. La prima separazione che faccio per tagliare la mia prima sezione di ciocca guida, la faccio proprio in questo punto qui, seguendo esattamente il disegno della separazione precedentemente creata. Guarda, ti faccio vedere. Guarda, se tu guardi il mio movimento, capisci che io sto seguendo esattamente la sezione, la separazione creata in precedenza. Eccola qui. Ok? Vedi? È proprio uguale. Non deve essere grandissima, perché devi poterla pinzare nelle prime due falangi, mi raccomando. Una volta fatta la separazione che ti permette di avere questa sezione di capelli da tagliare, come la tagliamo? La tagliamo proiettata, quindi come la tagli? La tagli proiettata 90 gradi rispetto alla testa, più o meno, ok? 90 gradi rispetto alla testa, quindi una proiezione alta. Quindi distribuzione 90 gradi rispetto alla testa. Taglio, ok? Distribuzione 90 gradi rispetto alla testa, aspetta, distribuzione 90 gradi rispetto alla testa, taglio, ok, fatta ciocca guida. La divido in due, giro, questa qui adesso mi servirà per tagliare ancora l'altra ciocca guida seguendo il perimetro della separazione creata. Allo stesso modo, vedi? Ti faccio vedere, aspetta, sposto, eccola qua. Ok? Benissimo, quindi l'hai vista chiaramente perché si vedeva benissimo. La divido in due perché è troppo grande anche per le mie dita, quindi anche se io ho le dita lunghe, però devo poter pinzare in modo corretto. La distribuzione è la stessa, quindi è perpendicolare alla testa, quindi 90 gradi rispetto alla testa. Cosa faccio in questo caso? Però devo creare una progressione, quindi da un punto più corto devo costruire un punto più lungo andando verso l'area di frangia. Quindi per creare questa progressione io inclino le dita. Ok? Le dita sono, come vedi, in direzione verso l'esterno. Quindi inclino le dita perché questa ciocca guida deve essere tagliata in progressione. Ancora guardo e taglio.
Chiaramente quella precedentemente tagliata la sposti un po', va benissimo, spostala, non è sbagliato fare questo, vedi? C'è questo spostamento, ma va bene. Quindi spostala un po', tagli in progressione, ancora. Distribuzione perpendicolare alla separazione, quindi anzi, perdono, distribuzione perpendicolare alla testa, ok? E taglio in progressione, stesso di prima, perché devo costruire questa progressione. È l'obiettivo. Guarda, adesso te la faccio, provo a fartela vedere. Così vista da un lato, non avrò bisogno di fartela vedere dall'altro perché capirai. Ok. Eccola qui, la vedi? È esatto, vedi? C'è un punto più corto e un punto più lungo. Mettendo il pettine in orizzontale, chiaramente questa è ben visibile. Oh, questo è quello che devi creare. Prima ciò. Per tagliare questa, mi metto di fronte in questa posizione qua, no? Quindi qui sono rimasto sul laterale, va bene? Adesso per tagliare questa non mi muovo da questo punto. La mia ciocca precedentemente tagliata, quella di qui, la utilizzo, faccio ugualmente la separazione seguendo il disegno del perimetro precedentemente creato. Questa cosa è importante. Distribuzione sempre perpendicolare alla testa e costruisco la mia progressione. Se già l'avevi tagliata, se già l'avevi tagliata è perché prima ne avevo tagliato un po', ok? Guarda, sono sempre perpendicolare alla testa, le dita sono sempre in progressione verso l'esterno e quindi io creo questa progressione perché devo allungare e taglio, ok? E taglio. Ops, aspetta, eccomi qua. Ci sei? Sì, taglio. Oh, benissimo, fatta la prima cercatina. Adesso cosa faccio? I laterali li separo, non mi servono al momento. Quindi, divido. Stessa cosa da quest'altro lato. Fai sempre le cose con calma, prenditi tutto il tempo che ti serve nell'esecuzione del taglio. Tagliare i capelli è veramente amore e pazienza. Quindi tu, se ti piace tagliare i capelli e vuoi veramente costruire un taglio di capelli che tal si possa chiamare, mettici tutta la pazienza del mondo. Adesso continuo il taglio qui, chiaro? Parte posteriore. La mia ciocca guida è qui, separo in verticale. La vedi? Perfetto. Separazione in verticale. Provo a mettere così, anche se io taglio male, ma almeno tu mi vedi. Separazione in verticale e ti faccio vedere distribuzione più o meno in c'è cioè più o meno in distribuzione in graduazione, quindi distribuzione in graduazione alta quassù. Devo girare per farti vedere. Eccola qui. Vediamo se tra le mie mani si vede. Devo assolutamente essere minuzioso in questo caso perché devi vederla.
Eccola lì, aspetta. Aspetta, devi vederla. Devi vedere la sciocca guida, chiaramente. Io la vedo, ma devo fare in modo che la vedi anche tu. Niente, ci posso mettere anche 10 minuti, devo farti vedere la sciocca guida. Eccola lì, vedi quel pezzettino più corto qui sulla punta del pettine, qui, qui, in questa zona qui. Ecco. Quella è la ciocca guida, quella è quella che ti fa capire la lunghezza che io vado a tagliare, quindi la lunghezza che io adesso taglio e quindi la lunghezza che tu taglierai. Quindi distribuzione in graduazione alta. Mi metto in profilo così vedi anche il tipo di graduazione che faccio. Distribuzione in graduazione alta. Oh, benissimo. Ciocca guida sta qua su, questo pezzettino qua su come abbiamo visto prima. Eccolo lì, guarda quel pezzettino che esce dalla mia dita piccola, quella punta. Ok, ciocca guida, taglio. Continuo. Taglio, vado più giù, sempre in graduazione, taglio ancora, oh, così abbiamo veramente, hai creato ed ho creato una bella ciocca guida che mi serve praticamente per tagliare tutto il laterale destro, tutto il laterale sinistro, parte posteriore. Eccola qui. Vedi, questa è la ciocca guida, metto anche un po' di profilo, eccola, aspetta, eccola lì, bellissima, ciocca guida. Ora, cosa faccio? Continuo, in verticale, distribuzione. La ciocca guida in questo caso è mobile, quindi questa tagliata la sposto su questi da tagliare. Trasparenza, come vedi, si vede benissimo. Taglio. Ancora, distribuzione. Trasparenza, taglio. Ancora. Taglio. Non mi serve più tutta, me ne basta un po' che mi serve come ciocca guida. Distribuzione. Ciocca in trasparenza, taglio. Distribuzione. Ciocca in trasparenza, taglio, distribuzione, ciocca in trasparenza, taglio. Ok, abbiamo fatto mobile, adesso le ultime due le faccio su ciocca fissa, significa che porto queste da tagliare, mi metto anche in un'altra posizione così vedi meglio, guarda, vedi? Porto queste da tagliare, quindi le sposto, non tantissimo ma le sposto. Prima camminavo sulla rotondità, adesso invece sposto questa da tagliare su quelli già tagliati. Perché questo? Perché mi serve creare un po' di progressione. La ciocca guida in trasparenza, la vedi? Taglio. Perché? Perché mi serve che quest'area mi rimane un po' più lunga. Vado. Taglio. Ancora.
distribuzione. Vorrei sempre farti vedere come è la distribuzione, così tu non vai in confusione. Vedi? Ok. Distribuzione, ciocca in trasparenza, taglio, ciocca guida in trasparenza, distribuzione, ciocca guida in trasparenza, taglio. Ok. Ecco qui, primo step fatto. Prova ad avvicinarti alla destina così, ecco qui. Va bene? Primo step. La graduazione, come vedi, è bella alta, quindi sotto c'è un bel movimento e sopra chiaramente abbiamo il nostro peso che serve per creare quella bella forma che hai visto in quelli lì già tagliati. Ok, dai, mamma mia, quante volte dico ok, ormai è diventato un intercalare, che brutta cosa, prova a modificarlo, ok? Mi sposto da quest'altro lato, ho la mia bella ciocca guida, separo sempre in verticale, sposto sempre la mia ciocca guida su questi da tagliare, la mia bella trasparenza, mi avvicino, eccola lì, la mia bella trasparenza e taglio. Ecco, quello che in effetti dicevo, in effetti succede che così, per farti vedere in video esattamente ciò che faccio, io proprio acquisisco delle posizioni che sono inverosimili, però nella realtà tu devi assolutamente avere sempre una posizione super corretta e restare sempre il più possibile di fronte al lavoro che stai facendo, in modo tale da eseguire il taglio nel modo più corretto possibile. Oh, io sto andando a oltranza perché penso che, almeno credo, che tu abbia capito in questo momento quello che devi fare, tanto la ciocca guida è ben visibile, devi soltanto continuare con la progressione. Ultimo step in ciocca mobile. La trasparenza, tra l'altro, è diventata importante, quindi la bella ciocca guida si vede in modo ben marcato. Continuo. Ok. Sempre fin giù. Oh, adesso andiamo di ciocca fissa. Ecco qua, eseguito e fatto anche lo step in ciocca fissa. Guardati sempre, chiaramente, se la tua ciocca guida è ben visibile e poi esegui, che la ciocca guida è importante, è tutto, chiaramente, vabbè, se tagli i capelli lo sai, quindi che sto qui a dirti. Oh, bello bello, quindi fatto, ci siamo, ci vedere. Oh, un bel movimento. Cosa succede? Succede una cosa importante, cioè quale? Quando tu costruisci le graduazioni tendono ad avere sempre un po' di linee di transizione, quindi un po' di peso. In questo caso io questo peso lo voglio già eliminare, quindi voglio texturizzare. Cosa faccio? Sempre in verticale, ma con la mano dall'alto, texturizzo utilizzando un po' di point cutting. Il point cutting mi serve proprio per ammorbidire, quindi addolcisco queste linee di taglio, creo del movimento, il taglio è un taglio eseguito tecnicamente, quindi va bene che io all'interno del taglio stesso, quindi della linea di taglio creata,
ci metto un po' di morbidezza. Come vedi, vado proprio nella parte alta, dove più la parte alta, che poi è quella che chiaramente cade e che tende a creare linee di transizioni, io è lì che vado ad ammorbidire di più. Fai attenzione nel momento in cui utilizzi tecniche a non distruggere mai la linea di taglio che hai creato. Ricordati che le tecniche ti servono per ammorbidire, addolcire, abbellire le linee di taglio, ma non ti servono per cancellare la linea di taglio stessa. La linea di taglio deve rimanere quella che hai creato, quindi non devi distruggerla. Fa attenzione. Ok, ci siamo, va bene, stop, vado avanti. Mi sposto nel laterale, eccomi qua. Quindi tolgo il mio mollettone, il mio pinzone, anzi, ok, lì si vuole, ci interessa. Spruzzo acqua. Separo. In questo caso io non la isolo, nel senso che non taglio solo lei, coinvolgo, prendo sempre un po' dei capelli già precedentemente tagliati, però ricorda che tu anche qua sopra hai una ciocca guida che ti servirà. Però va bene, quindi io separo, ho la mia ciocca guida in alto, come vedi la separazione cade leggermente in diagonale, chiaro? Ci serve. Quindi la separazione cade leggermente in diagonale, distribuzione, in questo caso la distribuzione diventa bassa, quindi io abbasso la mano rispetto alla perpendicolare di prima, quindi rispetto alla perpendicolare alla testa, adesso sono in distribuzione più perpendicolare alla parete o perpendicolare a me. Vedo la ciocca in trasparenza in diagonale, aspetta, ecco qua così, vedi? Le mie dita sono praticamente in diagonale anteriore, perché? Perché io la ciocca in trasparenza, quella che abbiamo tagliato prima, quindi quello che ho tagliato prima e quello che tu taglierai prima, sarà in diagonale anteriore. La vedo tra le mie dita, quindi la parte più scura la vedi tra le mie dita, quella è la ciocca guida. Se io porto giù, chiaramente le mie dita tendono a stare in diagonale, ovvio, no? Ci siamo, quindi distribuzione perpendicolare a me o alla parete, che dir si voglia. Seguo la mia ciocca guida in trasparenza, taglio, taglio, ancora, vado su, la mia ciocca guida, taglio. La vedrai, anche se ti sembrerà sporca, taglia, taglia ugualmente, distribuzione, in alto, perpendicolare, taglio. Ok, la distribuzione è sempre perpendicolare a te, quindi la ciocca che tagli deve essere perpendicolare alla parete, ok? Quindi è sempre perpendicolare alla parete, cioè la ciocca che tagli lei crea un angolo di 90 gradi rispetto alla parete. Poi l'angolo in questo caso è fittizio, chiaramente, perché noi mettiamo le dita in diagonale, però la distribuzione deve essere perpendicolare alla parete. È importante, quindi distribuzione perpendicolare alla parete, ciocca guida in trasparenza, taglio. Ciocca guida in trasparenza, taglio. E come vedi, inizia a prendere forma. Ci siamo, ha già preso forma. Sempre per quel che ti ho detto prima, se ci sono linee di transizioni che potrebbero non piacere, ricordati che tu, per quanto riguarda la texturizzazione, puoi sempre intervenire a capelli asciutti e quindi texturizzare come ti pare. Io in questo caso vado già con un po' di point cutting a creare texturizzazione, a creare un movimento ancora più fluido all'interno della linea di taglio che sto costruendo.
Quindi puoi tranquillamente, io amo tantissimo tagliare e texturizzare già capelli bagnati. Perché? Perché spesso mi piace concludere il taglio con l'asciugatura. Però è normale che quando vado ad asciugare, se vedo dei pesi che non mi piacciono, devo intervenire con tecniche di texturizzazione, lo faccio tranquillamente, sia chiaro, non è che in questo caso però vado già di point cutting. Sempre come ti ho detto prima, mi raccomando, fai tutte le tecniche che vuoi, non distruggere la linea di taglio che hai creato. Mi raccomando, fai tutto quello che vuoi, ma la linea di taglio non la devi distruggere. Texturizza, divertiti, alleggerisci, sfila, fai quello che ti pare, ma non cancellare la linea di taglio. Mi sposto da quest'altro lato, bagno faccio la stessa cosa. Diagonale anteriore, ciocca guida in trasparenza e taglio. Ciocca guida in trasparenza. Ancora separazione in diagonale, distribuzione perpendicolare alla parete, ciocca guida in trasparenza e tagli, ciocca guida trasparenza e tagli, taglio. Ultimo step, distribuzione, trasparenza, taglio, trasparenza, taglio. Tecniche. Basta, non voglio dilungarmi perché voglio concludere il taglio, voglio farti vedere il taglio. Interno testa, inclino anche un po' così mi sa che riesci a vedere meglio, e questa mi sa che è proprio la posizione migliore. Adesso guarda, interno testa, separazione. Per tagliare la mia prima sezione di capelli nell'interno testa è una leggera diagonale pendente a sinistra, così nella posizione in cui sono io, eh? Una leggera diagonale pendente a sinistra. Adesso ti faccio vedere. Perdonami, eccola qui. Leggera diagonale pendente a sinistra. Ok. Ciocca guida, da quelli precedentemente tagliati, distribuzione perpendicolare al soffitto, non posso alzare se no non vedi più niente, distribuzione perpendicolare al soffitto e taglio in progressione, la stessa progressione di prima. Quindi seguo la ciocca guida e per conseguenza io riesco a tagliare in progressione. Vedi? La distribuzione della ciocca da tagliare è in perpendicolare al soffitto, quindi anche se adesso la testa è inclinata, non è proprio perfetta, tu devi tagliare chiaramente con la testa dritta così, e la distribuzione è perpendicolare al soffitto. Te ne faccio vedere una, guarda. Sempre leggermente in diagonale pendente a destra, a sinistra, scusami.
Questa è la prima ciocca distribuita, ecco, adesso commettevo un errore, quindi la prima ciocca distribuita è perpendicolare al soffitto e la tagli. Adesso questa qui invece, la parte, questa è l'area più importante, quindi adesso qui, quest'area qui, fammi vedere come posso fare, devi vedere, aspetta. Devi assolutamente vedere il più possibile. Ecco qua. Oh. Adesso, quest'area qui, quindi questa sezione di capelli appena separata, la dobbiamo tagliare in due modi diversi, cioè come? Perché ti muovi? Ah, perché sei allentato qui. Ecco, scusami. Cioè come? Allora, la parte di questa sezione di capelli appena separata, così va benissimo, dovrei tagliarla così per farti vedere bene, ma non si può. Comunque, la prima sezione di capelli di questa sezione, la prima parte di capelli di questa sezione appena separata, io la taglio in ciocca guida mobile, cioè significa che questa tagliata la sposto su questi da tagliare. Vedi? Aspetta, ecco qua. Ecco. Quindi non è più come prima. Prima era così, adesso invece è questa tagliata che si sposta su questi da tagliare. E taglio. La seconda parte, quindi quest'area qui invece, è tutto al contrario. Quindi questa parte qui si sposta su quelli tagliati. E si vede palesemente, e costruisco la mia progressione. Continuiamo ancora. Parte posteriore di questa sezione divisa in due, quindi la parte posteriore la faccio su ciocca guida mobile e taglio. E taglio. La parte anteriore la faccio su ciocca guida fissa. Aspetta, se no ti faccio capire niente. Ecco qua. Ciocca guida fissa. Grande ciocca guida in trasparenza, la vedi? Oh, benissimo. E taglio. Ancora, sempre con diagonale pendente a destra, a sinistra, aglia, a forza. Prendo la ciocca guida mobile come abbiamo fatto prima, quindi questa tagliata che va su questi da tagliare e taglio. Ancora in progressione questi da tagliare verso questi già tagliati. In progressione aggiustiamo tutto quello che riteniamo e che dobbiamo aggiustare. Fatelo senza problemi, non vi preoccupate. E come dicevo prima, tutte le disconnessioni che si creano all'interno della linea di taglio lasciatele stare, tanto poi ci sono le tecniche di texturizzazione. Ancora, l'ultima, in questo caso non faccio proprio ciocca guida mobile perché dovrei tagliarla qua. Quindi un po' di trasporto lo faccio. E taglio sempre in progressione. Ultimo step, qua davanti. E taglio sempre in progressione. Ecco qua. Alziamo la nostra caruccia cliente. Vedo un peletto fuori posto, scusami, ecco qua, impinato. Wow!
ed eccoci il taglio completato. Sembra essere difficilissimo, ma invece alla fine, se rifletti e soprattutto se ascolti attentamente ciò che ti dico, vedrai che riuscirai facilmente a farlo. Quest'area, quasi finito, quest'area, vedi, deve, non si vede niente, bello, ogni tanto esce fuori la mia napoletanità, no? Io sono napoletano dentro, che ci vuoi fare, quindi, dicevo, quest'area, vedi, come vedi, qui devono essere più corti, qui mi ritrovo sempre più corti, ma inizia la progressione, e poi anche qui, come vedi, la progressione diventa sempre più importante, niente, neanche si vede una cippa, è più lontano, che ti devo far vedere la progressione creata, eccola qui, vedi? Una bellissima progressione creata, che l'abbiamo creata, chiaramente la creerai, l'ho creata con lo spostamento. Ricorda che, vabbè, ma tanto il video lo potrai sentire e risentire, non è che mi senti questa volta e poi perdi tutte le info, perché il video, la cosa bella dei video è proprio quello, che tutte le info le hai nel video, quindi puoi vedere e rivedere. L'importante è costruire questa magnifica progressione, la costruisci per spostamento. La prima parte la fai in ciocca guida mobile dell'area interno testa, ciocca guida mobile, così da creare quest'area un po' più corta, quindi da dare questa leggerezza e questo movimento. La seconda parte la fai praticamente su ciocca guida fissa, così da creare questa progressione bellissima che ti permette chiaramente di fare questo bellissimo ciuffo lungo. Eccolo qua. Oh, immagina da asciugata, faccio vedere anche dietro. Adesso mi tolgo io perché ecco. Benissimo. Ora a te il divertimento. Eccolo qua, va bene. Questo lo puoi, il ciuffo lo puoi asciugare a torsion, lo puoi asciugare in movimento, lo puoi asciugare liscio, lo puoi asciugare, insomma, divertiti. Non ho più parole. Video maccheronico come sempre, così un bel video croccante dove io praticamente sono, credimi, proprio uguale a quando sono in aula, col mio modo di essere, col mio modo di fare, col mio modo di sentire, col mio modo di vivere questa professione e di insegnarla nel modo più bello possibile. Come ti dicevo, in tanti casi mi sono dovuto adattare per farti vedere, ma mi interessa non essere bello io, me ne frega una cippa, chiaramente, mi interessa essere stato bravo eventualmente nel farti capire tu come devi eseguire il taglio, che è la cosa più importante, come devi eseguire il taglio. Quindi fammi sapere il tuo riscontro, fammi sapere quando lo esegui, fammi sapere su che lunghezza lo esegui, al limite per essere sicuro, sicura, provalo prima su una pupetta, su una testina ed eventualmente poi ti azzardi. Con un'esecuzione molto tecnica abbiamo costruito una graduazione particolarissima, come hai visto, quindi un taglio veramente, sembra, come dire, la solita cosa, ma all'interno c'è tanta tecnica. All'interno della stessa poi tu ci puoi fare tutte le tecniche di texturizzazione, qualora in alcuni punti non ti piace perché è pesante, così, eccoli, vabbè, questo poi lo lascio a te, lo lascio alle tue capacità se ne hai, alla tua bravura, o comunque sia ti posso garantire che il taglio finito, come in questo caso, guarda, io l'ho lasciato proprio così, finito, stop. Qui non credimi, ho fatto come ti ho fatto vedere, solo un po' di point cutting qua dietro.
Poi non ho fatto altro, tant'è vero, come vedi, che c'è qualche difetto che normalmente, dai, si toglie, si elimina. Io invece l'ho lasciato proprio così come l'ho concluso. L'ho asciugato e ho detto, glielo faccio vedere così. Questa è la versione lunga con tutto il movimento che ne deriva. Senza texturizzare. Poi tu, mamma mia, quando mi sono ripetuto, perdonami. Ciao, grazie e aspetto il tuo riscontro. Bye. Bye.